Concorrenti provenienti da tutta Italia si sfideranno nei giorni 25 e 26 febbraio a Napoli in occasione del Campionato Nazionale dell'Acconciatura Italiana. Si tratta della prima edizione ospitata a Napoli che si terrà presso l'Hotel Ramada. Sono in programma 400 gare incentrate su tagli, acconciature e nuove tecniche. Nella 2 giorni sono attese circa 3.000 persone tra professionisti, amanti del settore e visitatori. Così il promotore del Campionato Nazionale 2024 INAI a Napoli, Antonio Palmieri. È una gara che ci ho messo 20 anni per poterla portare qui a Napoli. Essendo napoletano sapete che ci sono sempre dei pregiudizi, però il Presidente è venuto, ha visto che siamo discretamente bravi, domenica e lunedì 25 e 26 dimostreremo che quel discretamente diventerà bravissimi. Il motivo della scelta di Napoli dopo tanti anni lo spiega il presidente nazionale INAI, Elio Vassena. Napoli se lo meritava già da tempo, ma perché soprattutto ci sono stati diversi campionati del mondo in questi ultimi anni che sono sempre stati vinti o quasi vinti nei primi posti colleghi di Napoli e quindi si è voluto dare un premio alla città di Napoli, alla provincia di Napoli. Alla presentazione del campionato nazionale dell'acconciatura italiana hanno preso parte anche Armida Filippelli, assessore alla formazione della Regione Campania, e Chiara Marciani, assessore al lavoro e delle politiche giovanili del Comune di Napoli, per sottolineare rispettivamente l'importanza della formazione nel settore dei servizi alla persona e come questo crei posti di lavoro. Una bella occasione di confronto tra stili diversi. In Napoli qui coltiviamo nella formazione professionale tanti corsi professionalizzanti per acconciatori, estetisti, diciamo ragazzi che si occupano di bellezza, di benessere. Quindi sono molto contenta perché diciamo si cresce, un'opportunità di vedere maestri, di vedere persone che vengono da altre parti dell'Italia e i confronti fanno sempre bene. Siamo molto contenti che ci sia questa occasione nazionale a Napoli, che è un'occasione anche per valorizzare una professione appunto che non solo è importante per tutti i nostri concittadini e concittadine, ma è un'occasione di lavoro importante. Anche con i nostri tirocini come Comune di Napoli abbiamo inserito infatti il settore dei servizi alla persona perché riteniamo che appunto offrire ai nostri giovani delle occasioni di lavoro importante anche in questo settore possa essere sicuramente una bella sfida. Il settore dell'acconciatura riesce a essere sempre vicino a tutti i cittadini con creatività, con passione e talento e quindi ci auguriamo che anche questa occasione nazionale possa essere appunto un'occasione importante per valorizzare il talento e la creatività dei nostri artisti.